Bene a tutti ragazzi e benvenuti al terzo episodio del nostro Road to Glory Bet Mood. Allora, siete arrivati a più di 1000 mi piace, quindi il giocatore scelto è il Kun Agüero. E quindi adesso andiamo a fare subito l'estrazione per scegliere il giocatore, per scegliere la squadra da costruire attorno al giocatore. Per prima cosa vi ripeto le regole: se esce il numero 1 è oro raro, una squadra oro raro da 50k, numero 2 oro normale da 25k, numero 3 argento raro da 20k, numero 4 argento normale da 15, numero 5 bronzo raro da 10k e numero 6 è bronzo normale da 5k. Ok, andiamo subito. Scusate qua. Foglietto, andiamo subito a fare l'estrazione. Qua c'è il dado. Non so come fare. Numero 2, perfetto. Non so se hai visto bene. Numero 2. Quindi numero 2 è una squadra oro da massimo 25 se non sbaglio. Esatto, massimo da 25k. Quindi adesso registro la squadra e ci sentiamo dopo con la squadra e le nostre partite. Allora ragazzi, ecco la squadra. Avevamo a disposizione 25k e dovevamo prendere tutti i giocatori oro normali. Allora si parte dal portiere che è Krull del Newcastle, pagato sui 500 crediti. Poi Williams dello Swansea, Nastasic, Aspilicueta, Sissoko, quello che doveva venire a giocare in Italia, poi aveva un problema ai denti, non è più venuto, non mi ricordo. Rodwell, De Bruyne, Fernandinho, Oxlade, Chamberlain, poi il Kun Agüero e infine Sinclair. La squadra in tutto, a parte Agüero, è costata intorno ai, secondo me, sui 10k, perché comunque sono anche di meno, sui 8k più o meno. Comunque andiamo a giocare la nostra prima partita con questa squadra. Vi ricordo che nell'ultimo episodio avevamo raggiunto i 1500k per le scommesse, quindi adesso speriamo di far bene anche in questa partita. Allora, vi ricordo che il giocatore chiave è Agüero. Le prime due partite le abbiamo vinte entrambe, infatti. Ok, andiamo a vedere andiamo a fare prima le scommesse per il risultato esatto. Devo mettere il joystick per terra. Allora, la prima facciamo, 2 a 1, 3 a 0, 4 a 1. Ok, non so se si legge. 2 a 1, 3 a 0, 4 a 1. E per scegliere il segno, mi avete consigliato di metterlo quando già vedo la squadra avversaria, per vedere se sono in trasferto in casa, per rendere un po' più professionale. Allora, trovato l'avversario, siamo in trasferta, quindi mettiamo il segno, un secondo. Speriamo che accetti subito, ok. La maglia, usiamo questa nera. Siamo in trasferta, quindi mettiamo il segno, il 2, sotto, ok. Ma la loro squadra, Diouf, comunque ha una Bundesliga abbastanza buggata. Benaglio in porta, poi c'è l'esterno sinistro, che è quello che in carriera si prende a parametro 0 il primo anno, che adesso non mi ricordo bene il nome. E comunque speriamo di far davvero bene, quindi vamos raga, ci sono al contropiede. Era Traoré, infatti corre velocissimo Traoré, scatenato contro Krull, vacca puttana. 1-0 per l'avversario, quindi mi saltano già a una scommessa bassa, già saltata quella del 3-0. Calcio d'angolo, Fernandinho la mette dentro, Williams. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, Sanzo Fiesta. Sinclair, stop, rientra, Sinclair col destro. No, occhio, rientra lui, il tiro. Vince il primo tempo, 2-2. Male. Saltano due scommesse, saltano tutte le scommesse, dobbiamo solo puntare a vincere adesso. Lanza Chamberlain, la parata. Poi ancora Chamberlain, il cross, il tiro, c'è rete, Fernandinho. Non me l'ho neanche accorto, ma la mette lui, Fernandinho, su assist di Oxlade. Lancio per Oxlade, se ne va Oxlade, punta la porta. Oxlade... rientra il tiro, 4-2.
Lancio per Agüero. Agüero, Agüero contro il portiere. Agüero! Il Kun Agüero, 250. Si vendono solo questi per questa partita per adesso. Agüero, il coglione è uscito. Fernandinho! Finisce qua. 5-2. L'unica cosa che facciamo è prendere i 250 per il gol di Agüero. È la vittoria, non pegna niente. Quindi solo, per le scommesse solo 2,50 in più. Quindi siamo a 1,750. Andiamo subito alla seconda partita. Allora, quindi seconda partita, siamo di nuovo in trasferta. E quindi vado a fare le scommesse. Facciamo il 3-0. Siamo in trasferta, quindi numero 2, 3-0, 1-0. E facciamo anche il 4-1. Proviamo. Ok. Non so se vi faccio vedere. Ok, 3-0, 1-0, 4-1. E segno 2 perché siamo in trasferta. Cesarito Hernandez. Questa qua c'è una squadra ridicola. Tanto con questa squadra perdiamo, scommettiamo. Oxlade. Oxlade, butta la porta. Oxlade col destro. 1-0. No, no, no. Porca puttana! No, no! Due a uno. Aspiliqueta. Va lui. Fino in fondo. Prova il cross in mezzo. Sinclair. No. No. Che ho il Cicciarito! Ma dai, ma che cazzo di bug di merda! Non ci credo! Senza parole! Sinclair! Cross in mezzo! Ma dai! Vaffanculo! Vabbè, comunque, fa lo stesso, perché ormai comunque abbiamo il titolo ipotecato. Perdiamo questa partita che meritavamo di perdere, perché comunque il nostro avversario era abbastanza bravo. E non si è riuscito a segnare. Cioè abbiamo fatto solo due gol. Abbiamo perso tutte le scommesse. Quindi per adesso siamo a fermi a 1750. Solo 250 crediti vinti. La classifica, siamo a 9 punti, 3 vittorie e una sconfitta. Manca una vittoria per arrivare in divisione 9, che la faremo nel prossimo episodio. E io vi lascio con i tre giocatori, che sono i seguenti. Allora, per il prossimo episodio passiamo alla Bundesliga. I tre giocatori che utilizzeremo, che dovete scegliere voi chi utilizzare, sono: primo Mario Götze, secondo Marco Reus e terzo Robert Lewandowski. Quindi era l'ex tridente fantastico del Borussia. Quindi per Mario Götze dai 200 ai 400, per Reus dai 600 agli 800, no, per Mario Götze dai 2 ai 400, dai 400 ai 600 per Marco Reus e dai 600 in su per Robert Lewandowski. Quindi adesso è tutto, siamo a, lo leggete qua, 1750 per le scommesse, abbiamo fatto solo un gol con Agüero. La squadra è buona, non è male, anzi, ve la posso anche consigliare, provatela se vi va. Adesso è tutto, lasciate un mi piace per scegliere il giocatore, quindi arrivata a 1000 magari usiamo Robert Lewandowski oppure Robert Lewandowski, anche Marco Reus, secondo me è tanta roba. Allora, è tutto, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete mi piace, commentate e ci vediamo al prossimo video, bella!